Ciao a tutte, ben ritrovate sul mio canale. Mi trovate un po' leggermente cambiata. Ho fatto questo colore bello scuro. Mi andava di ritornare scura. Ogni tanto prendono queste pazzie. Mi sono anche data una mossa con l'aiuto del ferro, perché con questo tempo purtroppo i miei capelli non hanno un senso, non sono né lisci né mossi, quindi oggi io ho voluto appunto far così con il ferro. A fine serata probabilmente, insomma, scenderanno, spero, perché così è troppo. Oggi volevo appunto mostrarvi, come avete letto dal titolo, questa meraviglia di Anastasia Beverly Hills, questa palette che io ho tentennato a prendere perché nella mia testa pensavo di non aver, cioè di non utilizzare mai questi colori, e invece guardate che meraviglia. Questa è la seconda volta che la uso, ma è stato amore a primo utilizzo. Ha dei colori magnifici, davvero bellissima. Io l'ho acquistata sul sito Beauty Bay, vi lascio giù il link. C'è appunto il sito dove l'ho acquistata. Mi sono trovata benissimo con loro. La palette è arrivata con un po' di ritardo, ma d'altronde qua in Sardegna arriva tutto in ritardo. La palettina si presenta in questa scatolina così di cartone, con questo color rosa lilla, diciamo un mix di questi due colori. Il tessuto è un vellutino che si sporca in una maniera incredibile, come quella di Urban Decay, la prima Naked. Quindi, so, non è che mi faccia impazzire, ma la palette è davvero bellissima. Al suo interno, appunto, ha uno specchio fatto così e un pennello che io non ho utilizzato perché volevo farvelo vedere integro. Se lo trovo in mezzo a questo disastro, comunque è fatto così. Questo è quello, sì, è questo qua, fatto appunto così, con una parte per la sfumatura e questo per applicare l'ombretto. Che dire, io non parlo tantissimo, ve ne sarete accorti. Preferisco magari farvi vedere i prodotti all'opera. Parto con una base già fatta come mio solito, quindi vi lascio sempre scritti giù tutti i prodotti utilizzati. Se mi sfugge qualcosa, insomma, non esitate a chiedere, mi raccomando. Io adesso vi lascio alla realizzazione di questo make-up. Sono da un po' che non registro, quindi un pochino mi inceppo, per cui vi lascio alla realizzazione. Fatemi sapere se il trucco vi piace. A me piace tantissimo, trovo che questi colori alla fine mi stiano bene, poi col colore scuro mi piace ancora di più. Bando alle ciance e vi lascio alla realizzazione, vi mando un super baciotto. Ho messo giusto questi due accessori, collana niente, perché quando ho gli orecchini così preferisco dare spazio solo a loro. Quindi adesso vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, ciao! Allora, parto già con una base fatta, anche già un occhio fatto, per velocizzare i tempi come il mio solito. Vi lascio come sempre giù tutti i prodotti elencati nell'info box. Primer occhi già applicato, ho applicato quello di NARS. Parto subito con un colore da applicare sotto l'arcata per illuminare e vado a prendere questo primo colore che è un panna opaco, e quindi questo colore chiaro mi permetterà di illuminare questa zona. In questo modo. Adesso con un pennello da sfumatura ampia, e quindi vado a prendere il mio solito di Lancôme, vado a prendere un marroncino opaco. In questo caso vado a prendere questo marroncino, e anche i nomi degli ombretti naturalmente ve li scrivo giù.
Quindi vado a prendere proprio delicatamente, perché questi ombretti scrivono tantissimo. Batto l'eccesso e quindi vado a creare appunto la mia prima sfumatura ampia e alta, come sempre. Vado per gradi perché i colori scrivono tantissimo. Questa è una cosa positiva, però bisogna fare un po' di attenzione. Ecco qua, mi fermo così. Adesso vado a prendere un po' polverosa, vado a prendere questo pennello di Puro Bio per sfumature un po' più precise. Prendo un ombretto, prendo questo marrone più scuro, sempre opaco. Quasi tutti gli ombretti sono opachi, tranne alcuni, non mi ricordo bene o male quali sono. Questa è la seconda volta che utilizzo questa palette, ma devo dire che è stato proprio amore a prima vista, perché anzi ho tentennato un po' prima di acquistarla, ci ho messo diversi mesi, non pensavo di utilizzare questi colori, quindi poi ho detto ma sì, comunque conosco la qualità di questi prodotti, quindi sono andata abbastanza a colpo sicuro, poi ho detto ma sì, proviamo. In effetti sono felicissima di averla presa. Adesso prendo un altro pennello, il 227 di Zoeva, e vado a sfumare intanto un po' questo tratto. Non lo voglio così, lo voglio un po' più sfumato. Adesso vado a prendere questo colore stupendo, davvero, e vado sempre nella piega, un po' più al di sotto del marroncino. Anche questo colore scrive tantissimo, quindi anche qua sto attenta. E faccio questi movimenti un po' circolari. Porto quindi anche un po' sulla piega. Quindi voglio che si veda anche il marrone. In questo modo, adesso vado a prendere questo colore stupendo, questo qua, e lo applico sulla palpebra mobile con un pennello però piatto, quindi vado a prendere questo qua, fatto così. Anche qui prelevo e batto. In questo modo. Adesso vado nuovamente a riprendere il pennello usato all'inizio, riprendo nuovamente il marroncino e intensifico un po' questa piega perché la voglio un po' più alta, quindi mi concentro un po' così. Poi vado a prendere questo colore che è qualcosa di meraviglioso. Questo sembra un arancione, un terra bruciata, bellissimo. Lo vado ad applicare con un pennellino sempre di Anastasia, fatto così, sempre da sfumatura. Quindi prelevo un pochino e vado qui, diciamo, tra i due colori dove si incontra il marrone con l'altro colore che abbiamo usato, sempre qua. Vado un po' a miscelare i colori per ottenere questa, diciamo, tonalità. Punto luce, vado a prendere questo colore bello luminoso, questo qua. E lo vado a prendere con un pennello piccolino, questo qua che in realtà nasce per le labbra, ma lo
io lo utilizzo per l'angolo interno, quindi qua, e da subito luce, porto un po' anche su. In questo modo. Adesso vado a fare la riga di eyeliner, utilizzo Kat Von D, che ho messo qua, sicuramente si è molto molto intelligente, l'ho messo tra i pennelli, quindi mimetizzato questo qua che è il mio preferito in assoluto, fatto così a penna. Vado a tracciare la mia riga di eyeliner, bella sottile e piuttosto, per i miei standard, lunghetta. Tiro un po'. In questo modo, adesso matita nera all'interno dell'occhio, senza colorarmi l'occhio ovviamente. Adesso al di sotto, quindi all'esterno, vado con un pennello a penna, questo è di Zoeva. Ed è il numero 230. Vado a riprendere il colore questo qua e vado appunto sotto. Proprio attaccata. E con un altro pennello a penna vado con il marrone più scuro per creare quest'ombra. Forse troppo ombra. Prendiamo un pennello pulito perché questi ombretti scrivono proprio appena li appoggi, quindi cerco di sfumare un pochino questo tratto. Infatti è andato anche a coprirmi l'altro colore, quindi ci rivado nuovamente. Così, in questo modo. Adesso applico il primer e il mascara, poi decido se intensificare un po' i colori, do diciamo uno sguardo completo. Questo di Maybelline. Andiamo anche sotto. Ovviamente mi sono sporcata, come sempre. Mi vado con il cotton fioc. A ripulire la zona. Qua, look terminato. Sulle labbra ho applicato questa matita di Pupa, la Made to Last 401. Mi è venuta in mente lei, ecco, fatta così. Come rossetto primo di una lunga serie, no scherzo, ne ho usato soltanto due. Questo è di MAC, si chiama Full Fuchsia, un Amplified fatto così. E sopra ho applicato un velo di gloss ed è questo di Dior, il 686, che mi vedete utilizzare spessissimo.
che rende tutti i rossetti un po' belli brillanti. Non lo so, secondo me ci sta bene. A me piaceva tantissimo come ci stava con appunto il trucco. Fatemi sapere se piace anche a voi. Io adesso vi lascio, vi mando un bacione. Vi metto anche gli swatch appunto degli ombretti di questa palette meravigliosa che vi faccio rivedere nuovamente. Aspetto i vostri commenti come sempre con immenso piacere. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!